Ciao a tutti, buonasera, buon martedì. Adesso vediamo se queste cuffie stanno ok in posizione. Vi aspetto in questa Milano che sta diventando grigissima. C'era il sole, speravo di poter fare il live stasera con una luce naturale, invece purtroppo ho dovuto ripiegare sulle lampade, quindi spero che vediate tutto bene e mi sentiate soprattutto. Intanto che vi aspetto, vi racconto cosa vuol dire il titolo, se magari l'avete visto nella notifica che vi è arrivata. Aspettate un secondo che... Ok. La card che andremo a fare stasera avrà come protagonista questa fustella che è di Studio Light, un nuovo brand che è arrivato in negozio qualche settimana fa, di cui avevamo già usato la scatolina per la pizza. Non so se vi ricordate, 3 settimane fa direi. Avevamo usato questa scatolina automontante, con cui avevamo fatto un mini album e vi avevo fatto vedere qualche altro esempio per poterlo utilizzare. Sempre della stessa linea, oltre ad altre fustelle, c'è questa fustella qui che serve per realizzare una cornice a forma di stella. Quindi il risultato è poi una cornice fatta in questo modo. Ciao, ciao Nicoletta! Avevo timore di non vedere i commenti perché non avevo visto ancora niente, ma come sapete arrivano un po' in ritardo. Ciao, ciao Raffaella, ben arrivata! Dicevo, quindi volevo usare questa fustella come base, come forma, fare questa card un po' diversa dal solito e per abbellirla al posto di fustelle o timbri utilizzare gli stickers della Welcome Baby Girl di EcoPark, che sono gli stickers che sono presenti all'interno del collection kit, ma che sono venduti anche sfusi, sia la versione da bimba che la versione da bimbo. Ciao, ciao Matilde, quanto tempo! Quindi appunto ci sono tutti gli elementi che ci sono contenuti anche già nelle carte, riportati in versione stickers. Sono abbastanza spessi e possono essere utilizzati così oppure spessorati. Ciao Ilaria, ben arrivata! Quindi questa sarà la decorazione e poi ho scelto due ink. Il salmone e il senape che si abbinavano con questi colori qui, quindi il rosa e il giallino. E volevo usare per questo effetto di cui vi ho segnato il nome nel titolo, il nuovo tampone di Hero Arts, questo qui bianco. Per creare questo effetto, che non so pronunciare benissimo perché non so in che lingua sia, che è l'effetto delle lucine sfocate, quello che si utilizza anche nelle foto, non so se avete presente. Poi, casomai, se lo cercate su YouTube, su Pinterest, così verranno fuori un sacco di idee carine. Inizierei dalla parte in acquerello, quindi con gli Ink Extreme. Prendo il mio cartoncino. E ho bisogno, siccome vado a fare uno sfondo, quindi vado a mettere tanta acqua, ho bisogno di una base che sia un po' rigida, che non permetta al foglio di imbarcarsi troppo. Io ho questa base, non so come si chiama, questa qui, che sono quelle tipo da presentatore, non so come si chiamino, una cartella con la molletta. Ma va bene qualsiasi base dura, che sia un tagliere, che sia cosa potrebbe essere il retro di un quadro che non utilizzate, può essere veramente un sacco di cose. Ciao, ciao Elise, ciao Liliana. Stiamo iniziando ora, se le mie cuffie stanno in posizione. Aspettate che... Scusate un attimo il tremolio, provo a metterle dall'altra parte, se no vi pendolano nel video. Ok, e danno un po' fastidio. Quindi vado a fissare il mio cartoncino. Questa è sempre la carta acquarellabile di Vessen da 300 grammi. Il modello, diciamo il tipo che si chiama texture, quindi con un po' di texture appunto. Non
non quella liscia liscia. Vado a fissarlo con dello scotch di carta. Il mio fa schifo, quindi prenderò un washi tape. Comunque va bene anche se avete uno scotch di carta che non si rompe, va bene anche lo scotch di carta. Ok. Vado a fissarmelo tutto intorno appunto perché se riesco a prevenire il fatto che la carta si imbarchi è meglio perché avrò poi un foglio che sta giù bene dritto, diciamo. Prendo, non so, lima, qui sta per venire giù, mi sa il finimondo. C'era un bel sole, oggi ero così contenta, ho detto wow che bello, c'è una bella giornata, sembra primavera, così stasera posso fare il video con la luce naturale, e invece niente, non ci dà questo piacere il tempo milanese. Ok, ho fissato i quattro lati e adesso nella mia palette vado a mettere un po' di ink, soprattutto il rosa, mentre il giallo ne vado a mettere proprio poco perché voglio andare a diluirlo con l'acqua per renderlo molto molto chiaro, perché quello che ho nelle carte, vedete, è molto molto chiarino, anzi forse è quasi più scuro a video rispetto al colore reale. Prendo una pipettina e vado a posare un po' di colore qui dentro. La pulisco. Aspettate che intanto chiudo qua. Questi sono gli Ink Extreme di Tommy, non so se li avete già usati, se li conoscete, comunque sono dei colori che possono essere usati anche come gli acquerelli perché appunto sono a base d'acqua, quindi reagiscono all'acqua e si comportano praticamente come gli acquerelli. Qui ne vado a mettere poco poco perché, come vi dicevo, voglio andare a diluirlo con l'acqua. Negli acquerelli non abbiamo il bianco, ma abbiamo l'acqua che funge, diciamo, da bianco. Gli vado a mettere un po' d'acqua direttamente con la pipetta, così ne riesco a mettere di più. Ok. E vado a mettere giusto una gocciolina anche nel rosa. Mettiamone ancora un po' qui, così diventa più chiaro. Perfetto. Mi prendo un pennello un po' grandino, magari piatto. Aspettate che mi sono accorta adesso che c'era una cuffia in mezzo alle scatole. Scusate. Ok, spero che così sia tutto a posto. Ok. Ciao, ciao Simonetta. Prendo quindi il mio pennello piatto, insomma uno un po' grande. Ciao, ciao Marta, per andare a distribuire l'acqua su tutto il cartoncino, in modo che sia senza pozze ma bello umido. E più il pennello lo prendiamo con tante setole, meno fatica facciamo a fare questo lavoro. Se prendete un pennellino piccolo, il tempo che abbiamo bagnato la parte sopra, la parte sotto, scusate, la parte sopra è già asciutta. Ok, meglio prendere poca acqua alla volta rispetto a tanta perché poi bisogna andare ad asciugarla e a ripetere il procedimento. Ok, adesso ho finito col pennello grosso, prendo un altro pennello tondo, uno sempre un pochino più grosso, non di quelli piccolini che usiamo per la colorazione, e vado a prendere un po' di colore, quindi lo mischio un pochino che qui c'era dell'acqua. Ne metto ancora un pochino, che è un po' denso. Ok, e vado a iniziare a portare il mio colore un po' in giro. L'acqua che ho al di sotto mi aiuterà a sfumare il colore. Quindi spando un po' di colore rosa e un po' giallo, mischiandoli perché comunque anche se si dovessero incontrare daranno un colore pesca, quindi non è uno di quei colori che incontrandosi diventa marrone. Poi magari se faremo un corso di colorazione avremo modo di parlare meglio di questi colori.
questi incontri. Ok, continuo per quasi tutto il foglio perché poi devo andare a ritagliare la stella e non è così piccola, quindi ho bisogno di un bel pezzetto di carta. E potete scegliere chiaramente diversi colori. Io ho scelto questi due perché sono quelli che si abbinano meglio alla mia carta. Se invece volete utilizzare gli stickers della carta baby, scusate, della carta baby boy, potete andare a utilizzare il notte, bellissimo, che è un blu scuro, e magari o un verde tipo il colore oliva, il verde oliva, che è uno dei miei colori preferiti degli Ink Extreme, oppure potreste usare anche un giallo, un rossiccio, magari tipo non mi ricordo se si chiami mattone, perché c'è dentro una carta con i funghetti, quindi potreste andare a riprendere anche quel colore lì. Insomma, questa tecnica, diciamo, si può adattare ai colori che uno ha bisogno. L'importante è creare una base colorata. Vedete che nonostante sia tutto attaccato, non so se si percepisca, qui al centro sta iniziando un pochino a sollevarsi perché c'è tanta acqua che la carta deve gestire. Comunque questa carta qui, essendo una carta un pochino più commerciale, non 100% cotone, appunto non avendo una percentuale alta di cotone, tende un pochino ad imbarcarsi, però attaccando i quattro lati riusciamo a gestire bene anche questo, tra virgolette, problema. Ecco, magari la striscetta in fondo potrebbe non servirmi perché la stella prende più o meno un quadrato. Però vado il più in giù possibile. Ok. Alterno abbastanza a caso i due colori in modo che ci siano sempre entrambi sullo sfondo. Intanto ciao a chi sta arrivando perché credo di essermi persa qualche commento, li ho visti andare su, scorrere velocemente e non li ho letti. Ok, adesso un minutino di fastidio, vado ad asciugare il mio sfondo. Potrei farlo asciugare chiaramente anche naturalmente, ma non ci sono le tempistiche giuste per farlo. Vado ad asciugarlo senza togliere il washi tape. In questo modo il foglio ritornerà nella posizione piatta una volta che sarà completamente asciutto. E scaldandolo, tra l'altro, riusciremo a togliere più facilmente anche il washi tape o lo scotch di carta, perché abbiamo scaldato e quindi sciolto un pochino anche la carta. E scusate, la colla, non la carta. Vado sempre un pochino in giro, non sto mai troppo ferma nello stesso posto perché comunque il calore che esce dalle imbossere è molto alto. Diamo ancora un'asciugatina veloce perché è ancora un pochino umido. Con le mani chiaramente si riesce a sentire se la carta è ancora un pochino umida. E soprattutto, non so se si veda bene a video, ma nel momento in cui si asciuga perfettamente la carta ritorna piatta.
ritorna nella sua posizione originale. Ah, Raffaella, il prima possibile. Il tempo di organizzarlo ne avevamo già parlato anche con la Eli, poi diciamo non c'è stata l'occasione, ma sicuramente riusciremo a farne uno, diciamo, non troppo in là. Ciao, ciao Ornella. Ok, la carta è tornata piatta, quindi è asciutta. Vado a rimuovere il washi. Tra l'altro, se si fa un lavoro con il pannello giusto, a me piace un sacco questo bordino bianco che rimane, quindi tagliandolo a misura, di quello che ci serve, si può creare un effetto molto ordinato, vedete? È molto molto d'impatto, secondo me, vedere un acquerello con poi il bordo così preciso. Qui, vediamo se questo scotch, non so cosa gli sia successo. Ok, quindi tolgo la mia base e vado qui sopra a creare questo effetto di cui vi parlavo prima, per il quale ho bisogno del tampone bianco. Mi prendo un pezzettino di carta, in questo caso un post-it, per scaricare un pochino il dauber, la spugnetta per il dito, perché sarebbe meglio averne una pulita, ma ho cercato, cercato e non ne ho neanche una completamente pulita, quindi questa era quella che era sporcata meno. E con il tampone bianco vado anche a prendere uno stencil che mi sono creata da sola con un pezzetto di vellum di Moda Scrap, quindi un pochino più spesso. Mi sono creata dei cerchi semplicemente con dei punch o delle fustelle. Con questi cerchi vado a posizionarmeli sul mio sfondo e a tracciare con il colore bianco il cerchio. È un po' come se si facessero delle bolle, delle lucine. Non so come spiegarvi l'effetto. Se poi qualcuno sapesse anche in che lingua è scritto e mi dicesse come si pronuncia, sarei proprio contenta. Ok, vedete, quindi vado a creare una bolla. Sì, penso che si veda. Ciao, ciao Nadia, quanto tempo! Riprendo anche ancora il colore e vado a creare delle altre bolle. Alterno sia le posizioni che le grandezze. Quindi adesso ne ho create un paio un pochino più grandi. Questo, tra l'altro, questo tampone è formidabile, è bianchissimo. Ok, vado a crearmene ancora, no, vado con quella più piccola, quindi sovrappongo anche un pochino, aspettate che me lo posiziono un po' più comodo, sovrappongo anche un pochino le bolle e man mano che, diciamo, stratifico, aumento anche l'intensità del bianco, quindi ne prendo un pochino di più, lo tiro meno, insomma, entrambe le cose si possono fare. Ok. Non so se da video renda, a me piace tantissimo questo effetto di bolla. E vado a crearmele un po' random. Ok. Dopo vediamo come ci sta la stella per capire se tutta la stella ha delle bolle. Vado qui, che non ne ho nessuna. Ok, e poi vado con quelle un pochino più piccine, sempre un pochino, diciamo, staccate oppure sovrapposte. La spugnetta da dito aiuta a essere un pochino più precisa e
e anche ad andare a mettere bene il colore nella quantità giusta. La spugnetta più grande si può utilizzare, ma risulta un pochino più difficile, diciamo, controllare l'intensità e la posizione. Bene, Marta, sono contenta che ti sia piaciuta. È una tecnica non nuova, chiaramente, non... è difficile che qualcuno inventi qualcosa, però è una cosa che non avevo mai visto e che secondo me può essere anche carino per fare delle card estive. Insomma, è un, secondo me, una tecnica che si presta bene anche per una pagina di un mini album, per qualcosa di un po' più fresco. Adesso mi sto andando a impiastricciare tutte le mani di bianco. Vediamo se me ne ricorderò prima di andare a toccare qualcos'altro. Vedete, adesso dal video spero che renda tanto quanto dal vivo. Ok, vado a crearmi un unico, un ultimo, un'ultima bolla, diciamo qui. Ok, vediamo se c'è bisogno. Allora, facciamo una cosa, proviamo a posizionare la stella e capire se c'è bisogno di aggiungere qualche bolla in più. Non si asciuga proprio subitissimo, nel senso che qui, non so se si veda, questa bolla che non ho fatto per ultima, diciamo, è ancora un pelo bagnato. Infatti poi, prima di andare a tagliarlo, vado a passare a fare una passatina di embosser. Vado a prendere la stella più grande. Volevo, ok, rompere tutto. La stella ha due stelle e l'elemento per fare la cornice. Prendo la stella più grande e la misuro. Ok. Vediamo. Ok, tenete conto che le punte comunque vanno coperte dall'elemento della cornice, quindi direi di sì, che vanno bene così. Quindi passo un attimino l'embosser. Lo stencil con i cerchi si può conservare e anche leggermente pulire con le salviette. E nello stesso modo si può usare anche questo tampone bianco per creare la neve, per creare tutti quegli effetti bianchi che si fa fatica ad ottenere, perché comunque io penso che questo sia il tampone migliore che c'è in commercio bianco, in quanto alla resa e al punto di bianco. Quindi per tutte le cose in cui avreste voluto un bianco, ma non lo avevate a portata di mano, questo può essere l'ideale. Vado a tagliare la mia stella. Fate che la posiziono in modo che stia all'interno. Ok. Se no tiro giù tutto. Ok, e ho la mia stella con le bolle. Spero che le vediate perché io le vedo un po' malino a video. Ok, vado a prendermi, già che sto usando la Big Shot, anche un pezzetto di carta per tagliare una stella uguale che mi servirà per il retro della card. Per il retro vado a utilizzare un cartoncino pastel peach di Moda Scrap, da cui taglio la stessa identica fustellata.
che è sempre quella più grande, perché quella più piccola serve semplicemente se si volesse, diciamo, mattare l'interno della stella, quindi creare questa cosa qui. L'interno va con la stellina un po' più piccola. Nonostante la stella sia molto grande, è la misura massima che si riesce a inserire nella Big Shot classica, quindi super approvata, super intelligente anche per chi ha la Big Shot appunto più piccola. Ok, metto da parte la Big Shot. Aspettate che mi organizzo, che quegli spazi sono sempre troppo pochi. E poi vado a prendere gli elementi. Ecco, qui ho sbagliato a tagliare. Vado a prendere gli elementi per fare la cornice che mi sono già tagliata prima. Quindi mi servono 5 elementi, 2, 3 e 2 li ho già assemblati, per creare la cornice di tutta la mia stella. Qualche tempo fa, quando avevamo parlato della fustella, forse in occasione di quando avevo utilizzato la fustella della scatolina, qualcuno aveva detto che non riusciva a assemblare gli elementi. L'elemento quando si taglia è fatto così e ha tutte queste cordonature parallele da una parte e dall'altra e poi ha una linguetta, diciamo, superiore e una linguetta qui sotto, questa qui. Non so se si veda la cordonatura qui. Ok? Vado a piegare tutte queste, vado a ripassare tutte queste cordonature e la linguetta che c'è, diciamo, sulla punta del triangolo, chiamiamolo così. Le ripasso come con la fustella, quella di moda scrap per fare le cornici, ok? Nello stesso identico modo. Ciao, ciao Fede, ciao Kate, ciao Anna, oggi grande pubblico. Oggi ci sono due fanciulle piccoline, piccoline. Piccoline, piccoline, non so tantissimo, perché è talmente tanto che non le vedo che secondo me ormai sono diventate anche grandi. Vado a mettere la colla prima di tutto sulla linguetta qui e su quest'ultima parte. Così e così. Qui dentro c'è sempre la mia Nuvo che tra l'altro è tornata anche in negozio. Vado a chiudere così e impiastricciandovi un po' le mani anche quest'ultimo segmento. Ok, mentre tengo il tutto unito, vado a incollare anche l'ultima parte. Diciamo così è la V, l'ultima parte, così come si fanno le cornici appunto di moda scrap. Non so se avete mai provato, di solito si incolla l'ultima parte o con la colla o col biadesivo, con quello con cui vi trovate meglio. Il risultato dovrà essere una V che sul retro è fatta così, quindi all'incrocio. Mentre sul davanti, adesso vado a posizionarla un pochino meglio, sarà fatta in questo modo. Ok. Tengo un attimino. Brave, cresciute a pane e scrapbooking. Cresceranno delle scrapper super, super professioniste se vi piacerà. Visto che hanno iniziato così presto. Ok, ho un po' sporchicciato tutto, però. Più che altro il fatto, cioè il segmento, scusatemi, l'elemento che tiene unite le due parti è questo qui in alto, quindi bisogna schiacciarlo un attimino perché tutto rimanga ben incollato. Queste poi sono corrispondenti, aspettate che qui sia un po' impiastricciato. Ok. Sarà l'elemento che crea la cornice. Ok, vado a crearmi anche gli altri due.
ripassando sempre tutte le cordonature, la linguetta superiore e le cordonature dall'altra parte. Parto dalla parte, scusate il gioco di parole, dalla parte che ha la linguetta e metto la colla sulla linguetta, sull'ultima parte di qui e già che ci sono posso metterla anche qui, tanto ha un tempo di asciugatura non così veloce la Nuvo, quindi riesco comunque ad incollarlo senza che si secchi. Schiaccio questa parte, la linguetta in giù e questa parte di qua. Ok, di qui controllo che si siano incollate belle dritte. Da una parte e dall'altra. Fortuna la Nuvo non macchia perché l'ho un po' sporcatino. Ok, e vado, vediamo se sta tutto fermo, schiaccio sempre bene qua in alto perché è il punto in cui tende un pochino a scollarsi, perfetto, e vado a fare l'ultima parte. Mi tolgo questa stella davanti perché sto sporcandola tutta. Ok, ripasso sempre tutte le cordonature di qui, la linguetta superiore e le cordonature da questa parte. Ok, colla, quindi colla qui, colla di qui e colla da questa parte. E questo è l'ultimo, ne servono 5 chiaramente perché ogni elemento, diciamo, fa una punta. Ok. Schiaccio di qui e vado a ripiegare anche l'altro. Perfetto. Ok, schiaccio un secondo intanto che fa presa la colla. E poi diciamo che assemblarlo è molto semplice. Questa linguetta qui appunto serve per tenere insieme un segmento, un elemento, una punta con l'altra e stanno insieme abbastanza facilmente senza dover fare tante cose, anzi si incastrano già da sole, diciamo anche senza colla, in questo modo. L'intento è di andare a chiudere il più possibile la parte che rimane in mezzo. Aspettate che, ok, posiziono un punto di colla qui, non troppo perché sennò sbava, di qui e di qui e inizio ad unire il tutto. Tra l'altro sono molto carine, secondo me, anche utilizzate, diciamo, senza il retro, come stelle bucate, come decorazione, insomma, anche per Natale. Adesso Natale è molto molto in là, però, come decorazione anche nella stanza di un bimbo, hanno, nonostante sia una cornice, però ha diverse opzioni, diciamo, non si esaurisce in una funzione sola, almeno penso, mi sembra. Allora, qui non si è incollata bene, vado ad aggiungere un puntino di colla. Di qui. Ecco, vediamo se riesco a incollarla dritta, se no viene una card tutta sbilenca. Metto un puntino di qui. Un puntino all'interno e uno all'esterno perché entrambi si incollano. Tengo un secondino per fare un po' più veloce. In realtà avrei potuto usare la colla a caldo, ma non ci ho pensato. Che
sapete che la colla a caldo, in quanto a velocità, non la batte nessuno, non c'è nessuna Nuvo per quanto io odori la Nuvo che tenga. Ok, adesso vediamo di incollarli dritti. Sì, la parte davanti non ha il taglio qui in mezzo, quindi è abbastanza facile riconoscerla. Ok. Schiaccio in modo che l'apertura qui si chiuda. E manca l'ultimo e la stella praticamente è finita. Le metto entrambe nello stesso momento, vediamo se riesco a non far paciughi. Ok. Incastro di qui e incastro di qui. Questo è quello più antipatico. Come sempre, quando si finisce l'ultimo pezzo da far coincidere quello che sta un po' più sulle scatole. Ok, spingo bene qui e di qui, perfetto. Quindi questa è la mia cornice a stella, facendo un buchino, comunque mettendolo qua sopra, un gancetto, si riesce ad appenderla così com'è. Ma quello che volevo fare era andare a creare la card con questo elemento tridimensionale. Quindi lo incollo totalmente sul retro. La stella più grande è esattamente, diciamo, l'ingombro massimo della stella, della cornice. Quindi è totalmente attaccato, diciamo, alla base. Ok, non so se riuscite a vederle le bolle dal video, poi con questa luce non sono sicurissima che si riescano a vedere. Dal vivo sono molto più evidenti, non capisco se è per la luce che non si vedono bene. Ok. Adesso creo un elemento, ho pensato di fare, vediamo adesso se è la forma giusta, con un pezzetto di carta che è avanzata, anzi lo strappo. Creo un piccolo rettangolino che cordono a metà, quindi tolgo la parte bianca di qui. Mi appoggio alla riga perché il bordo sopra è storto. Ok. E lo creo di, facciamo, 4 centimetri. Lo riduco leggermente a 3,5. Questa misura è completamente inventata. E lo cordono a 2, quindi sulla metà. Qua è rimasto un po' di sporco, forse dal cordonatore. Con questo elemento voglio andare a creare la mia card, quindi ne attacco una parte sul retro della stella e una parte sulla parte dietro della card. Funge da elemento come se fosse il pezzettino che c'è dentro il body di Coppia Creativa, quello per farlo diventare una card, non so se avete presente. Dovrebbe fungere bene anche da elemento per chiudere la card. Ok, colla anche da questa parte. E vado a far coincidere le due stelle. Ok,
Adesso è il momento della verità. Vediamo se è uscito veramente. Sì. No. Non è vero. Questo elemento non è calcolato bene perché non sono un buon ingegnere. Quindi questo elemento non ci aiuta. Allora, tolgo questo. Attacco sul retro la stella per coprire questa bruttura. È un po' che non combinavo qualche pasticcio, non so quando fosse l'ultima volta. I miei video diventano come rimediare al pasticcio. Possiamo intitolarli così se volete. Attacco la stella sul retro. E se io vado a ritagliare un'altra stella e cordono la parte in alto, verrà? Proviamoci. State connessi per vedere altri danni. Vediamo. Allora, recupero un altro pezzo della stessa carta che ho già qua. E ritaglio di nuovo la stessa stella. Vediamo se ritenete sarai più fortunato. Nel frattempo, se c'è qualcuno che ha avuto un'idea migliore della mia, me lo faccia sapere. Oggi ho detto, crea una card. Potevo valutare meglio questa apertura, chiusura. Ok. Vediamo se cordonando una punta migliora qualcosa. Allora, facciamo così. Ok, perfetto. E vediamo cosa viene. Se io la incollo così. Sì, dai, questa si apre. Ok, potete farla così la card, quindi. Scusate, scherzo. È meglio fare cordonare una punta della stella piuttosto che cordonare un pezzettino o un rettangolo. In quanto a ingegneria, io proprio non me ne intendo. Vado a unire quindi le stelle, cerco di farle coincidere il più possibile, in modo che poi dalla parte davanti non si veda. Però posso aprirla questa volta e chiuderla senza problemi. Ok, e adesso passiamo alla decorazione. Per la decorazione ho a disposizione questo bel foglietto di sticker e pensando che è un bigliettino per una nascita, possiamo mettere qualche decorazione, qualche scritta soprattutto legata. Mi piaceva un sacco questa etichetta qui. E anche questa etichetta qui grossa. Allora, vediamo, proviamo. Stacchiamole e vediamo quale abbinamento ci piace di più. Allora, questa potrebbe andare anche perché il bianco spezza un pochino visto che è tutto rosa. Ok, e poi possiamo prendere anche qualche decorazione un pochino più piccola. Mi sono portata anche un po' di filo per creare un ulteriore punto di interesse dietro la decorazione, quindi ne taglio un pezzetto. Intanto ho appoggiato lo sticker senza schiacciarlo troppo, comunque la colla non è fortissima quella che c'è dietro, quindi riesco a staccarlo così. Allora, così potrebbe essere. Manca però un po' di verde. Oh, mettiamo qualche bandierina. Che dite? Vediamo se queste bandierine qui.
Una, due, però non so se la terza riesca, vediamo se riesco a mettere un po' più in qua, così la terza l'attacco dall'altra parte. Poi alterniamo le due misure, le due forme. Prendo una rettangolare e un'altra triangolare. Ok, inizia a piacermi. Inizia a piacermi e poi metterei anche una scrittina. Qui sotto c'è sia una specie di scotch, di washi tape decorato, molto carino, sia delle scrittine che potrebbe essere It's a girl. Oppure Baby Miracle. Facciamo Baby Miracle, che così è sul bianco e non inseriamo anche il nero. Ok, questo vado a spessorarlo, quindi prendo un pezzettino di... Adesso mi rimarrà attaccato. Allora lo metto qua, che tanto non mi serve che incolli perché uso la colla del biadesivo spessorato. Mi taglio una strisciolina e vado ad attaccarlo. Per togliere la colla degli adesivi è molto utile anche il borotalco, o se ce l'avete, la polverina antistatica. Quella è veramente un portento. Quindi magari potrei mettere anche qui. No, qui mettiamo solo un po' di colla. Ok, la metto qui sopra perché qui dietro non si incolla tutto quanto, quindi ok, metto un po' di colla perché l'ho un po' toccato con le mani e ho tolto un po' di adesivo dalla parte dietro dello sticker. Poi mettiamo questo qui sotto. Questi adesivi trovo siano super carini, sono super, super carine anche le decorazioni, che ci sono queste occhette, questi cigni, elefantino. E poi vado a incollare anche le bandierine. Le assicuro con un punto di colla, sempre perché le ho un po' spacciugate e non vorrei avergli tolto tutta la colla, che poi quando uno prende in mano si staccano. Ok, già mi piace di più. E poi potrei andare a prendere anche qualche piccola decorazione come questi fiorellini. Qui. Sì. E qualche altro piccolo bollino. Questa qui potrebbe essere... Magari spessoro anche questo piccolo pallino, che così risalta un po' di più e si capisce che non è tutto insieme l'adesivo. Ok, e magari per aggiungere un po' di verde, perché non ci sono tantissimi adesivi verdi dentro, se non con delle scritte, vado questo bottoncino qui. Ok, e forse aggiungerei giusto due fiocchettini di sopra. Che dite? No, i limoni mi sembra che non c'entrino tanto. Posso aggiungere un altro bottone, però, così ho ancora un puntino di verde.
Questa collezione è stupenda, hai ragione Simonetta, è bellissima, mi piacciono un sacco queste illustrazioni d'acquerello. Poi nel caso non si fosse capito che mi piace l'acquerello, no, però sono veramente super, super carine, molto tenere. Questo qui, carinissimo, le giraffine, la bava lì, lei col ricciolino, lui anche perché sono identici, il bimbo e la bimba nell'illustrazione. Vado a aggiungere un fiocchettino con il filo. Semplicemente perché non ho un cordino bianco a portata di mano. Ok. Raddrizzo di qui. E lo incollo ai lati della bandierina. Uno di qua. Poi la nuvo. Sapete che diventa trasparente perché ne ho messo un po' troppina. Uno di qua e uno dall'altra parte, uguale. Anche la Boy, sì, la Boy ha una carta che a me fa impazzire. Che è quella con tutti i soggetti piccolini piccolini, che ha il bruco, la foglia, le foglioline. Non so se hai presente qual è. Se non l'avete vista, provate ad andare a vedere sul sito, secondo me è un amore, è adorabile. Sono tutte e due super belle, forse una delle più belle collezioni che abbiano mai fatto da piccoli. Siccome loro sapete che le fanno tutti gli anni. Questa trovo che sia una delle più belle che abbiano mai fatto uscire negli ultimi anni. Vado ad incollare anche di qui. E direi che ci siamo. Possiamo, anzi, finisco con un tocco di luce. Aspettatemi, eh. Prendo le semiperle Nadia. Hai appena finito un albumino per bambino e l'hai postato sul gruppo perché non mi ricordo di averlo visto. Sono io che sono un po' ciecata o non ce l'hai fatto vedere? Noi siamo sempre, soprattutto io, molto curiosa. Sono sempre un po' troppo curiosa. Vado a finire con le semiperle, queste sono nel colore Ceramic White. Scusate, ho avuto un attimo di defaillance sul nome. Aiuto. Sono belle perché sono di diverse misure. Io adoro quelle più piccine, però anche quelle grandi, magari su dei lavori un pochino più grandi o comunque se voglio che la decorazione sia più evidente. Trovo che siano perfette. Ok, mettiamone qualcuno anche qui su. Ne danno un sacco di luce perché hanno dei riflessi non solo bianchi. Non so se si riescano a percepire dal video. Hanno questi riflessi cangianti, non so se sia la parola giusta, ma mi piacciono un sacco. Mettiamone un'altra qua. Poi aiuto che quando inizio non mi ferma più nessuno. No, mettiamo l'ultimo e poi direi che riterrei conclusa questa card che ha un sacco di elementi. Ok, basta. Basta. Vi prometto, basta. Ok, questa è la card di stasera. Niente, io vi ricordo sempre che potete trovare i video registrati su YouTube dal giorno dopo e potete riguardare la diretta se volete rivedere un passaggio.
Vi auguro buona serata e vi ringrazio per essere stati qui. Ciao!